Allora, come potete ben vedere, siamo in vacanza. Sì, sentite le cicale, siamo in Puglia, esatto. Eccoci qua. E le nostre facce sono anche abbastanza, cioè, strane perché abbiamo fatto un pisolino. Sì, ragazzi, ci siamo fatti un pisolino pomeridiano post mare davvero pesante. Sì. Ma torniamo con un format. Tina e Pippo tornano con un format che da un po' che non fanno, che è maschi, come avete detto dal titolo. Femmine. Quindi Pippo verso Tina. E in cosa? È una versione un po' speciale perché è gelato edition. Sì. Cioè, allora, se noi ci siamo portati al mare, loro. Cioè, Pippo si è portato. Wow, guardate che arcobaleno, ragazzi, e che io, colori. I Fruit Fairy. Tutti e due li avete visti in realtà nei nostri video. E quindi questi super sì, ce li siamo portati perché, ragazzi, sono super colorati, super allungabili, ma soprattutto anti-stress. Ecco, sì, come l'ha detto Tina dopo tanto studio. C'è il mare più loro. Ecco, e ci sono naturalmente versione maschile, ve li faccio vedere velocemente, che sono sì, questi Dino Power. E abbiamo qui, guardate, la bustina, braccialli super allungabili, la forza dei dinosauri, che è la versione di Pippo. Sì. Saranno loro a scegliere il tuo gelato, quindi vedremo un pochino. Sì, quindi loro sono versione maschio e poi abbiamo le fatine fruttate. Fairy. Vi faccio vedere di qua perché la bustina l'ho gettata in realtà ed è questa qua. Fruit qui. Fairy, sempre bracciali. Tanto al prezzo di 2,99 sia un Fruit Fairy più la rivista. Dino Power, come vedete questi sono per le femminucce, sì. Super fruttosi, soprattutto frutta. Se avete visto il mio short, molto profumati, profumo no, di veramente. Frutta. Guardate che belli, a noi manca quello verde, non vedo l'ora di trovarlo perché è bellissimo. Sì, così. Io non vedo l'ora di comporre il mio giorno. Ma come? Faranno loro belli, a scegliere il vostro gelato. Dovremo? Ecco il tavolo. Dovremmo praticamente tirare la girati senza che lanciarli vediamo le così. Scelte e lanciarli così. Sì. Esatto. Che ci capiteranno. Allora, guardate, qua abbiamo questa zona verandata molto bella, questa sì. Terrazza, sì, terrazza. E ecco lì il vento ha già sparso male i biglietti. In realtà io ho fatto i biglietti con tutti i gusti perché andremo da Dentoni. Qua c'è la pasticceria, gelateria, Dentoni. Pippo nel frattempo si sta svegliando, una faccia ragazzi pazzesca. Quando si parla di cibo. Ecco, da Dentoni ci sono parecchi gusti, infatti sì. Li abbiamo messi tutti, tutti lì. Li abbiamo messi però tutti. Faremo decidere a loro, quindi possono anche uscire dei gelati improbabili, delle combinazioni strane, perché immaginatevi, non lo so, limone ma con melone. Ecco, cose strane, vedremo cosa uscirà fuori. Sì. Però naturalmente vi porto, cioè, voi sarete testimoni, andremo in gelateria e alla fine prenderanno questo gelato naturalmente. Che tre gusti. Tre gusti. Quindi dovete scegliere tre fatine fruttate, quindi scegli tre colori, non avevo dubbi che il viola viola e arancione giallo. E ecco Pippo Blush. Sceglie tre Dino Power da lanciare. Verde. Bel verde c'è sempre, bellissimo. Ok, quindi siamo pronti. Quindi avete capito le regole? Le regole saranno che lancerete all'indietro, quindi non vedete dove lanciate naturalmente, tanto i biglietti sono anche coperti, ma adesso li sistemerò. Così non vediamo dove sono i vari gusti. Anzi, vi faccio vedere da vicino. E dove si poserà il braccialetto, ci sarà il vostro gusto. Pronto. Ah, ragazzi, fateci sapere nei commenti naturalmente se vi piace questo tipo sì. Di sfida. Potremmo farlo anche con altre cose. Sì, potremmo fare anche che, che ne so, un qualcosa decide la nostra giornata, come sì. Facevamo il vecchio Instagram, se vi ricordate. Esca italiano. Dei gusti probabili. Cioè, cosa vuol dire probabili? Ah, non può stare. Stanno insieme. L'accoppiata è lì la difficoltà, ma adesso io direi andiamo alla sfida e vediamo un po'. Guardate quanti bigliettini ho preparato perché i gusti sono davvero tanti, il vento ogni tanto li muove un po', meglio così li mischia. Quindi preparatevi di schiena, tanto non sapete dove sono i vari gusti e partiamo col lancio. Chi inizia? Io. Un momento che inizia. Va bene. Vai tu? Parti tu. Ok, allora inquadriamo Pippo, anzi noi ci mettiamo così laterali magari. Io metto qua così vedo dove va. Ok, andiamo a vedere dove finisce. Ho preso quello. Ok, andiamo a scoprire se. No, no, proprio quello dove si posa. Quindi quello musino del Dino Power. Abbiamo il primo gusto. Bacio! Sì, scritto un po' strano da me, ma bacio è. Perfetto, quindi questo primo gusto di Pippo, bacio. Quindi okay, viene tolto perché. Non so, lo eliminiamo o si lascia? No, eliminiamolo. Ok. E siamo pronti con Tina, la parte femminile che lancia quello, quale lanci? Rosa. Quello rosa. E vai, vediamo dove finisce. Oh. Curiosissima.
Ecco. Ne ha toccato uno. No, si deve posare, rilancialo, quindi un po' più, diciamo un po' meno forte, così riesce a fermarsi prima. Ecco. Tira un po' la volata. 3, 2, 1, via. Ok, e c'è il gusto. Ragazzi, fateci sapere se vi piace questa cosa. Frutti di bosco. Frutti di bosco, perfetto. Non Quindi, primo gusto di ne Tina, diciamo che buono, vediamo gli altri. Secondo gusto di Pippo, pronto? E che Dino avrei Power sia con te. preferito io. Pistacchio, pasquale. Oh, primo colpo, Pippo, È un beccato gusto il gusto. lungo. Vediamo un po'. Oh, no, la volevo Pistacchio, cioè io. ragazzi, ragazzi, Io Pippo ha detto voglio pistacchio. pistacchio, cioè veramente. Beh, Pistacchio. il tuo Dino Power è stato di parola, ti ha preso il pistacchio e qua, guardate ragazzi, eccoci qua, abbiamo i gusti sul tavolino. Secondo gusto per Sì, Tina, quale quando hai scegli? ragione, ti do super uno. Ah, ok, il portafortuna lo si lascia al fondo, vediamo il secondo gusto di Tina, sono super curiosa. 3, 2, 1, via! No, infatti, troppo forte. No, niente, Tina è sempre buona alla seconda, inutile. Vai. 3, 2, 1. Ecco, c'è Milù che si è svegliata. Eccola qua, questo qua, siete il più vicino. E c'è anche Milù che si è svegliata. Ciao Milù, ciao. Vediamo, leggiamo insieme. Nutella fredda. Ma io questa sono Non l'ho curiosissima, non capita, l'abbiamo ancora infatti. assaggiata. C'è Nutella normale e Nutella fredda. Fredda. L'altra è Lo calda, no? scopriremo Cioè, un stasera. gelato caldo fredda. Cioè, Nutella Ma tu hai fredda. avuto la pistacchiosa. Sarà Nutella col ghiaccio, non lo so. Ok, andiamo. Quindi tu hai frutti. Ah, non è proprio una bella abbinata. Frutti di bosco Nutella. e Nutella fredda. E adesso però il terzo può rovinare tutto anche lui. Infatti, vediamo un po'. No, Andiamo con terzo Pippo. round di Pippo, sono super curiosa. Terzo e ultimo round, vediamo così poi. Ah, ecco, tu lanci a tradimento, lui non mi fa nemmeno contare. Questo gusto, quindi giriamolo un po'. Lo giro io. 3, 2, 1. No, il temibile strafondente, lui non sopporta il fondente. No, dovrete mangiarlo voi il gelato. Perfetto, quindi questo è il terzo Però è gusto di meglio questo che Pippo. un frutto, perché avrebbe Beh, scombussolato dai, tutto. dai. Beh, guarda che però ti bilancia il gusto della pistacchiosa che è molto dolce. Venirà così. Pippo è preoccupato. Andiamo con l'ultimo tiro di Tina. Ragazzi, incrociamo le Togli il tuo Dino Power, Pippo, anche se sei deluso per l'extra fondente. I patti sono patti. E andiamo con l'ultimo round di Tina. 3, 2, 1, via. Eccolo qua. Vediamo un po'. Che gusto ci sa. Mango, Mango! però. C'è Sì, frutti di mango, bosco, con frutti di bosco e Nutella Nutella e fredda. mango. No, già frutti di bosco e mango comunque sono un'abbinata Sì, particolare, eh? Sì, no, Tina non ma più che altro gliene stavo pensando, è tutto dolce. è. Tutto dolce, tutto molto distaccato, Molto mentre Pippo è distaccato. stato fortunato per i primi due. Oddio, guarda, questo sarebbe il gelato perfetto per me, perché Sì. comunque io li amo tutti e tre, perciò, Quindi dai. Pippo, vieni e decidi i Si può gusti. fare, sei stato più fortunato. Ora, ragazzi, naturalmente non ci resta che far vedere i gusti qua. Quindi abbiamo bacio, pistacchiosa Dentoni, extra fondente per Pippo, per il maschio, e abbiamo frutti di bosco, Nutella fredda e mango per Tina. Però dobbiamo dire che da cioè questi sono gusti più da femmina. Perché Sì. per infatti maschio si Le sbaglia e fatine poi troppo fruttate sono andate pistacchio. nella direzione giusta, quindi Esatto. niente, non ci rimane che andare a mangiare questo gelato. Pronti? Pronti a prendere il gelato? Sì, ci sta veramente. Pistacchiosa. Ho messo
Ed eccoci qua, come sono? Come vedete hanno la preso buona, i gusti. Buona, fredda, è praticamente Nutella, c'è una crema, non è un gusto di gelato. È il fondente. Non mi piace. Però ti tocca. Ci sta però. Niente, chiudiamo così il video perché il gelato si scioglie. Vi salutiamo, speriamo che questa piccola sfida vi sia piaciuta e vi auguriamo naturalmente buone vacanze. Buone vacanze. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.